Ragazzi, benvenuti oggi a questo nuovo video SR Cristiano per voi e l'argomento del giorno è la partita tra Napoli e Roma finita 1-0 in favore dei partenopei con gol di Calejon, partita disputata in data 9 marzo 2014. Allora, prima di cominciare col parlare di questa partita, vorrei fare, come mio solito, un paio di premesse, diciamo, un paio di digressioni. Perché? Allora, in primo luogo, venerdì volevo fare uscire un video che avevo fatto, ma che mi sono dimenticato di caricare. Avevo annunciato che sarebbe uscito un video, ma lo so dimenticato, semplicemente non l'ho fatta apposta. E quindi niente così. Seconda premessa è che oggi, più del concentrarci su quello che è stata la partita in sé, vorrei concentrarmi su alcuni punti, alcuni effetti collaterali, tra virgolette, intorno a questa partita. Perché? Innanzitutto vorrei parlare della questione infortuni, della questione del reparto d'attacco e ciò che sta succedendo nel frattanto nel campionato. Allora, breve introduzione alla partita, perché una partita che la Roma ha completamente dominato, una partita che la Roma ha saputo giocare alla perfezione, ha creato tantissimo gioco, tantissime occasioni da gol, ma è mancato solo un fattore fondamentale ed è qui che si inserisce uno dei tre argomenti, il primo dei tre argomenti di cui voglio trattare oggi, ovvero il reparto d'attacco. Perché abbiamo visto come la Roma abbia creato tre, minimo tre, chiarissime occasioni da gol che sono state andate perse, sfumate, soprattutto tra i piedi di Gervinho. Come abbiamo potuto vedere, Gervinho nei primi minuti si è trovato da solo davanti a Reina. È stato smarcato da un bellissimo tocco sotto di un compagno che mi pare essere Kevin Strootman, che l'ha liberato da ogni marcatore, l'ha messo da solo davanti al portiere, palla a mezz'aria e lì Gervinho poteva fare di tutto tranne quello che ha fatto. Perché, come abbiamo visto, Gervinho, palla a mezz'aria, poteva stopparla di petto e tirare a seguire, stopparla col sinistro, portarsela sul destro e tirare, poteva stopparla di destro, controllare, cercare magari di smarcarsi il portiere o metterla a sedere e concludere a rete, oppure poteva tirare al volo o nell'ultimo dei casi andare in rovesciata. Queste 5 opzioni praticamente includono qualsiasi cosa che un giocatore può fare con una palla a mezz'aria, tranne a mezz'aria, tranne una. Ed è quella che Gervinho ha scelto, il colpo di testa, perché il cross era lento, il che non permetteva di dare alla palla una grandissima potenza. Gervinho, il cross gli arrivava di spalle, quindi non poteva lui stesso imprimere la potenza. Ciò ne derivava che da un colpo di testa del genere veniva un retropassaggio al portiere. E difatti così è stato. Gervinho da solo, davanti a Reina, gliela passa tra le braccia. Gervinho che si improvvisa difensore centrale del Napoli e da un attaccante che gioca in Serie A, da una squadra che deve lottare, vuole lottare sia per il primo posto che deve difendere il secondo posto, ciò è inammissibile. E Gervinho non è estraneo a questo tipo di situazioni. Gervinho ci ha deliziato nel corso del campionato di gol casuali, con colpi di fortuna stratosferici derivanti dalla sua imprecisione e ci ha fatto godere di tantissime occasioni mancate. Ma questa partita è stata l'apoteosi di tutto ciò, perché neanche passa un tempo che Gervinho si ritrova di nuovo tra i piedi la palla del gol. Perché? Passaggio smarcante, spettacolare di un compagno, Gervinho si ritrova da solo davanti a Reina, leggermente defilato sulla sinistra, ma non tanto da rendere impossibile il tiro diretto a rete. A quel punto Gervinho poteva cercare di scavalcare Reina con un pallonetto, un tiro a giro sul secondo palo o raso terra sul primo. E Gervinho ha fatto ciò che non doveva fare, gliel'ha tirata in bocca a Reina. E così facendo, con la conseguente
mancata occasione del gol. Cioè, voglio dire, io non trovo neanche parole per esprimere ciò che è successo, perché davvero rimani basito davanti a ciò. E come se non bastasse, Gervinho in partecipazione insieme a Florenzi sfumano un'altra grandissima occasione da gol. Gervinho prende palla, si infila dentro l'area di rigore, scusate, passa a Florenzi che da posizione prende sul dischetto di porta, preferisce non tirare, ma invece preferisce chiudere il triangolo con Gervinho, che poteva benissimo andare al tiro diretto, ma ha preferito stopparla male, regalando nuovamente il pallone a Reina. E tutto ciò nel primo tempo. Un primo tempo che, avendo, scusate, lì davanti un Higuain, si era chiuso sul 3-0. Dico Higuain per dire un nome a caso, un Suarez, un Tevez, un Agüero. Mettetela voi, il bomber prima punta. E da questa partita, ma questo è solo nel primo tempo, perché poi ci sono tantissime altre occasioni nel secondo tempo molto simili, che però sono andate scemando data l'uscita di Strootman e il subentro di Taddei. E quindi io non so cosa si vuole puntare, perché da questa partita ha mostrato i limiti evidenti di questa squadra, ovvero non avere un bomber di razza, un bomber da 20-25 gol a stagione che riesce a sbrogliare la matassa quando la matassa è impicciata, detta proprio terra terra, ovvero quel giocatore che te la butta dentro, che non può essere sicuramente un giocatore con le caratteristiche di Mattia Destro, che se il portiere non Se il portiere non è a terra e la porta non è completamente libera, non fa gol. Un giocatore che riesce a fornirti il 30% dei gol stagionali della squadra, quel giocatore che riesce a superare le difese avversarie tirando da fuori area. Purtroppo alla Roma manca questo giocatore, perché come abbiamo visto il gioco viene creato, il gioco si crea, le occasioni di gol ci sono, manca colui che le realizza. Perché ora putiamo caso in cui al posto di, cioè, fosse sempre stato Gervinho in queste occasioni succitate, bastava un compagno in grado di posizionarsi che avrebbe atteso l'assist da Gervinho, appunto, e messo a rete. Questo compagno non c'era e purtroppo non si arriva al gol. Mi dispiace, perché io stimo molto come giocatore Gervinho, ma sta molto velocemente perdendo punti rispetto, tra virgolette, e quindi la Roma serve un bomber. E a questo punto si inserisce il secondo argomento, perché la questione infortuni, perché abbiamo visto ieri la Roma è scesa in campo quasi mutilata, perché come sappiamo è da 2 mesi, un paio di mesi, forse un mese, che non abbiamo un terzino sinistro. E ciò ha portato alla scoperta di un grandissimo giovane qual è Romagnoli. Ragazzi, io davvero un buonissimo giocatore su cui puntare, che se cresce nel modo giusto potrà fare ciò che sta facendo De Rossi, ciò che si appresterà a fare Florenzi e ciò che ha fatto Totti, ovvero diventare un grande della Roma che durerà nel tempo. Perché Romagnoli è attaccato alla maglia, e lo ricordo l'anno scorso quando segnò Romagnoli. Si mise a piangere dopo il suo gol, al suo esordio in assoluto con la maglia della Roma, o comunque sia la prima da titolare, si mise a piangere. Un giocatore appunto che io stimo, che è stato reinventato terzino sinistro, ricordo. Poi la pesantissima tegola a centrocampo, dato l'infortunio di Kevin Strootman, 9 mesi fuori dal campo di gioco, davvero un dramma da tutti i punti di vista, perché uno dei giocatori fondamentali di questa Roma viene a mancare in un momento talmente delicato. Questioni. Poi c'è il signor Daniele De Rossi, che ricordiamo come un coglione si è fatto buttare fuori 3 giornate, dando un pugno in area di rigore a un giocatore dell'Inter nella scorsa partita. E poi c'è lì davanti purtroppo un Totti che manca da svariate partite, e come abbiamo visto senza Totti non si segna. Inoltre appunto l'infortunio di Romagnoli, proprio notizia di giornata, sta peggiorando ancora tutto ciò. E quindi io
non lo so, mi verrebbe da dire puntiamo su qualche svincolato, diciamo, usato sicuro e per metterlo in contratto fino a fine stagione per cercare di salvare il salvabile, almeno di preservare il secondo posto che, ricordo, dista 3 punti dalla terza alla Roma con una partita in meno da giocare. Però quella partita è con il Parma, che vorrei ricordare, Parma è in fila di risultati positivi da 14 gare, quindi pare ingranare molto bene, sarà un avversario difficile, e quindi diciamo la Roma ha bisogno di nuovi rinforzi, a mio parere. Ultimo e terzo punto che volevo trattare riguardo questa partita è quello riguardo il campionato che sta facendo la Juventus. Abbiamo visto tutti la partita con la Fiorentina, vinta per 1-0 dai bianconeri, gol regolare annullato ai viola. A questo punto io mi chiedo, anche se la Roma avesse quel bomber, anche se la Roma avesse vinto le ultime partite, le ultime 3 partite, che senso ha giocare con una squadra che viene continuamente favorita, una squadra che viene continuamente aiutata e la Roma continuamente, come dire, ostacolata. E quindi, non lo so, io non so che dire, non trovo parole al riguardo, perché ormai saranno 5-6 video di fila che si pone questo problema della partita rubicchiata un po' qui un po' là dalla Juventus. Difatti in questi giorni sul mio canale si stanno creando veramente dei flame assurdi tra me e i tifosi della Juventus, che non riescono a vedere l'oggettività del campionato, che non è un campionato reale, perché con quell'ultima partita sale a 14 l'ammontare dei punti regalati, diciamo così. E ultimo argomento in chiusura è che comunque sia, la Roma c'è, la Roma abbiamo visto ha giocato una grandissima partita, ma ci serve il bomber. Come abbiamo visto, il calcio è beffardo, il Napoli alla prima occasione ha fatto male, e avevamo rischiato anche col Bologna di fare questa fine, che col Napoli però è avvenuta. Quindi non lo so, speriamo che comunque sia per un futuro recente la Roma riesca ad aggiustare quel qualcosina un po' in più che manca, che è davvero poco per essere una grandissima squadra. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbasso Lazio. Grazie.